Quattro giorni di confronto fra tanti studiosi che studiano l'archeologia, la tutela e i restauri nel mezzogiorno in pleno unitario. Un ricco programma che ripercorre la storia dell'archeologia e del restauro nel mezzogiorno con oltre 60 esperti nazionali e internazionali. Il Museo Archeologico di Reggio Calabria si trasforma in un luogo di incontro scientifico grazie al convegno L'Antichità nel Regno, curato dal direttore del MARC Carmelo Malacrino, da Angela Quattrocchi dell'Università Mediterranea e da Riccardo Di Cesare dell'Università di Foggia. In apertura i saluti istituzionali del sottosegretario del MIBAC Dorina Bianchi, che fa un bilancio sui primi risultati ottenuti dal museo. Noi abbiamo un incremento dei visitatori al Museo di Reggio Calabria del più 28%, e questo non è soltanto un più 28% concentrato che rimane in questo museo, ma è un 28% di visitatori che poi mangiano calabrese, guardano il nostro paesaggio e che noi dobbiamo far rimanere più a lungo, forse in Calabria. Ancora gli interventi del Presidente del Consiglio regionale Nicola Irto, del Sindaco Falco Matà, del Presidente dell'Ente Parco Giuseppe Bommino e del Segretario regionale del MIBAC Salvatore Patamia. Ospite d'eccezione la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, omaggiata dall'esibizione della Reale Filarmonica di Gerace. Dominella Trunfio per la CNews 24.